Buongiorno, buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Stasera ci occuperemo di energia in senso stretto, ma anche in senso un po' più ampio, per capire qual è l'energia che hanno in mano i comuni, potremmo dirlo così, e in modo particolare il comune di Prato. Lo faremo con un esperto di energia, il direttore generale di Estra, Paolo Abati, che saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera anche a Mone Faltone, assessore al bilancio del comune di Prato. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, parto da Abati, perché insomma Estra nasce ufficialmente nel 2010, sono passati 6 anni. E tra pochi giorni fa, insomma poco tempo fa, è stato chiuso anche l'ultimo bilancio, che diamo il primo dato, poi dopo ne parleremo ampiamente, chiude con un utile netto di 33,9 milioni di euro. Sostanzialmente in 6 anni insomma, si è riusciti a costruire un'azienda leader del settore in Toscana, ma che ha anche valicato i confini regionali. Qual è il segreto in qualche modo? Beh, il segreto è sicuramente, diciamo, l'idea di costruire un'azienda che fosse un'azienda in grado di competere sui mercati sempre più complessi e soprattutto più ampi, come il mercato dell'energia a seguito delle liberalizzazioni degli anni 2000. Il segreto poi è il duro lavoro, cioè la capacità di stare sempre, diciamo, sul pezzo, come si dice, quindi essere in grado di cogliere novità del mercato, essere in grado di presentarsi di fronte ai clienti anche sempre in una maniera anche innovativa, e quindi sostanzialmente essere competitivi. Oltre questo, diciamo, nel risultato molto importante che abbiamo avuto quest'anno nella chiusura dell'esercizio ci sono anche alcune partite straordinarie che sono probabilmente ripetibili, diciamo, almeno così noi ci auguriamo, perché poi però questo è sicuramente un anno dove sia la parte della gestione della società sia appunto alcune partite straordinarie che abbiamo avuto la fortuna, diciamo, di avere in quest'anno nella registrazione del bilancio di quest'anno ci hanno portato ad essere questo l'anno migliore in assoluto nella storia di Estra. Ovviamente questo vuol dire anche mettere da parte risorse, perché da fronte ai 35 milioni di euro i dividendi che abbiamo poi distribuito ai nostri soci sono 10 milioni e mezzo, quindi diciamo la restante parte ovviamente la mettiamo in cassa per poter fare nuovi investimenti, soprattutto nel settore della distribuzione del gas, che è uno dei nostri pilastri fondamentali. Affermo perché poi sennò insomma si fa tutta la puntata, così andiamo passo per passo. Volevo chiedere anche che cosa rappresenta Estra invece per il comune di Prato, perché negli anni insomma voi non siete arrivati quando Estra è nata, poco dopo di fatto come giunta, però insomma le relazioni si sono consolidate nel tempo sostanzialmente. Assolutamente, le relazioni con Estra, con il direttore Abati, chiaramente vengono da lontano, insomma il comune di Prato come diciamo così partner in qualche modo pubblico insieme anche a tutta l'altra compagine, diciamo così, degli altri enti, gli altri comuni appunto della Toscana, sono credo da sempre rappresentato in qualche modo anche dei partner fondamentali, importanti, perché gli investimenti che l'azienda ha fatto sui territori chiaramente sono stati molto spesso, anzi quasi sempre, diciamo così, concordati attraverso una strategia comune, perché credo che la cosa fondamentale è che queste aziende devono essere, diciamo, uno strumento anche da parte degli enti per dare ai propri territori risorse, soprattutto servizi importanti sul territorio ai nostri cittadini e quindi anche ai nostri concittadini, in particolare appunto ai concittadini del comune di Prato. Quindi il filo diretto c'è, è sempre stato e continuerà sicuramente, proprio anche in un'ottica di collaborazione. La finalità è sempre soltanto quella appunto di migliorare i servizi e quindi l'erogazione, in questo caso appunto, dei tanti servizi che Estra appunto attraverso le proprie partecipate, i propri partner, diciamo così, offre al comune di Prato, in particolare al nostro territorio, ai nostri cittadini. E infatti, perché Estra di fatto è una multi-utility, insomma si occupa di diversi settori e piano piano cercheremo nel corso della puntata di sviscerarli. Restiamo un attimo sui numeri, che non sono simpatici così da sentire da casa, però danno abbastanza chiaramente la quota di quello che è Estra. Abbiamo detto dell'utile, diciamo anche proprio che i metri cubi di gas erogati sostanzialmente sono 1.104 miliardi. 1.104 milioni, infatti, hai ragione, quindi insomma sono delle cifre, è una cifra di per sé anche difficilmente capibile. I clienti di gas e energia elettrica sono 530.000 se non sbaglio, ma poi in realtà il vostro parco clienti è più ampio anche grazie alle ultime acquisizioni che avete fatto. Insomma, il bilancio, come diceva lei, lo
lo scalino forse avete fatto in quest'anno è stato più ampio di quello che avete fatto negli anni scorsi, bisognerebbe anche capirlo in relazione al 2014, questo anche grazie all'acquisizione, ma soprattutto grazie ai nuovi clienti sostanzialmente. Certo, i nuovi clienti, noi siamo una delle poche aziende, forse non voglio dire l'unica perché non sono certissimo, diciamo, ma sicuramente una delle poche aziende del nostro settore multi-utility che sta incrementando i propri clienti. Lo sta facendo attraverso più attività, sicuramente l'acquisizione di altre aziende è una delle attività che facciamo con maggior costanza. Solo nel 2015 possiamo dire, inizio 2016 sono già diverse aziende, a partire da Vea, che è un'azienda toscana che lavora in Versilia, Gastronto, che invece è sulla parte opposta, che è sull'Adriatico, perché forse non abbiamo ben presente, ma Estra non è più soltanto l'azienda di un territorio toscano, ma è Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, e con una delle ultime acquisizioni, che è una società che aveva 45.000 clienti, che abbiamo comprato al 100% nel corso del 2016, nei primi mesi del 2016, abbiamo clienti anche molti oggi in Campania, Calabria e Sicilia. Quindi diciamo la nostra fisionomia ormai di azienda anche regionale ci sta un po' stretta, perché ormai Estra è un'azienda che compete su tutto il territorio nazionale. Volevo parlare, vabbè, poi in questo ci sono anche un paio di questioni, magari affronteremo dopo. Volevo affrontare però adesso il tema delle smart city, no? Perché questo è anche un altro tema connesso ovviamente al discorso dell'energia, un po' per la velocità, la semplicità, anche proprio nei termini pratici, cioè di come una persona riesca, abbia facilità nel pagare una bolletta, ad esempio, nel capire quanto consuma ogni mese. Anche da qui passano, insomma, poi la costruzione delle smart city. Volevo chiedere all'assessore, insomma, se Prato è in questa direzione, sta in questo solco qui, cioè se anche le volontà della vostra giunta è quella di farla diventare una città connessa, una città veloce. Assolutamente sì, anzi diciamo che Prato in questo ambito, credo che in Toscana soprattutto, sia tra le città più all'avanguardia. Sono state fatte diverse, diciamo, investimenti importanti sul tema appunto delle smart city, ma soprattutto nell'ambito appunto di quelli che sono i sistemi innovativi attraverso il quale appunto possiamo implementare ed efficientare anche i servizi della pubblica amministrazione nei confronti dei nostri cittadini e dei nostri contribuenti. Prima fra tutti mi viene in mente ad esempio l'implementazione per esempio sulla fatturazione elettronica. Il Comune di Prato, per esempio, all'avanguardia addirittura in Italia, tant'è che l'anno scorso abbiamo ricevuto anche un premio, appunto siamo stati premiati come fra le città, diciamo, più all'avanguardia con sistemi e implementazioni, diciamo, più efficienti proprio nel settore della fatturazione elettronica, quindi un servizio importante nei confronti soprattutto delle aziende e delle imprese sul nostro territorio, anche per sveltire proprio quelle che sono appunto le dinamiche normali, insomma, dei pagamenti quotidiani, quella è la burocrazia, esatto. Esattamente, ma non soltanto, diciamo, oltre al settore appunto sulle aziende, abbiamo anche, diciamo, stiamo cercando di implementare i servizi anche proprio diretti al cittadino per facilitare tutto quelli che sono per esempio il sistema dei pagamenti. Prato ormai da anni è leader in questo settore, per esempio, pensiamo per esempio al sistema dei T-Serve. Un anno fa più o meno il Comune di Prato e il Comune di Firenze per esempio hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione proprio appunto sul tema appunto della digitalizzazione della smart city, proprio per anche uno scambio importante, perché poi è importante anche avere una visione più ampia dei territori, perché non c'è soltanto Prato, ma dobbiamo anche avere la capacità appunto di acquisire anche quelle che sono le buone pratiche che ci stanno intorno. Per esempio appunto il sistema dei T-Serve, per esempio, noi lo abbiamo esportato anche come appunto buona pratica anche nei comuni di Firenze e dei comuni limitrofi. Stiamo lavorando anche su questo appunto in questa collaborazione. Contestualmente noi abbiamo, diciamo, in qualche modo cercato anche di capire meglio con la buona pratica per esempio invece della diffusione del wifi. A Prato c'erano due sistemi distinti, diciamo così, uno gestito sostanzialmente dal comune, uno gestito dalla provincia. Stiamo lavorando appunto per arrivare ad una unificazione, ad un unico punto di accesso, proprio per semplificare, soprattutto per allargare per esempio il servizio, proprio per renderlo fruibile il più possibile ai cittadini. E poi c'è anche un grande progetto delle scuole, ma di questo ne parleremo subito dopo. Volevo chiedere a Abati, interpellarlo su questo, cioè qual è il ruolo di Estra, ma più in generale che cosa può fare, insomma, l'energia in tutti i suoi sensi e tutte le società che fanno capo al vostro nome per far diventare una città smart?
Beh, se ne può fare molte di cose, anche perché Estra è un'azienda che non si occupa solo di energia, ma certo, si occupa anche di reti di telecomunicazione. Quindi questo, diciamo, da un certo punto di vista ci avvantaggia anche nel presentarci ai nostri soci, che poi sono i comuni indirettamente, presentando anche diciamo, proposte che possono andare proprio nella direzione delle smart city. Mi viene in mente due cose, poi credo Monica su questa cosa della scuola, delle scuole si dedicherà con più magari dettaglio di me, però questo è sicuramente un esempio e ne parleremo dopo. L'altro esempio mi viene in mente: in un concetto di smart city ci sono molti servizi, no? Ci sono per esempio anche tutte le attività legate alla mobilità elettrica e alla mobilità di nuova generazione. Sempre più i nostri cittadini, diciamo, saranno interessati e saranno coinvolti da nuovi sistemi anche di mobilità dentro le città. Noi stiamo facendo con il Comune di Prato, il Comune di Sansepolcro e il Comune di Siena un'esperienza pilota, metteremo delle colonnine per il rifornimento, diciamo, dell'energia elettrica per i veicoli che si muovono con questo sistema, e non solo, nei nostri store metteremo anche in vendita per esempio bici elettriche di ultima generazione, che non sono le bici a pedalata assistita, sono proprio nuovi modelli, nuove concezioni di bici elettrica. Quindi possiamo fare molto, cioè possiamo mettere veramente a disposizione dei nostri territori, nei territori dove lavoriamo, quella parte tecnologica che serve per rendere una città smart, e anche, diciamo, delle idee innovative. L'ultimo esempio lo voglio fare con i contatori elettronici che stiamo sostituendo in tutti i nostri territori dove svolgiamo il servizio di distribuzione gas. I contatori elettronici sono dei contatori che viaggiano sulla rete, diciamo, dei telefonini GSM. Quindi quello integrato, però da lì per ora ci passa soltanto la telelettura del contatore, ma potenzialmente sarebbero uno strumento di controllo del territorio, di messaggistica di qualsiasi genere, che possano, quindi, diciamo, possiamo veramente fare molto. Una rete digitale sostanzialmente, esatto, poi può essere utilizzata in vari modi. Dicevamo del cablaggio nelle scuole, esatto, tra l'altro poi della banda ultralarga richiederemo anche ad Avati, perché insomma partecipate a dei bandi importanti con Estra, ma mi dice nelle scuole che cosa sta succedendo? Sì, il Comune di Prato ormai già dal bilancio del 2014 siamo impegnato e ha sostanzialmente investito nell'arco di 4 anni, sostanzialmente tra il 2014 e concluderemo poi nel 2018, diciamo, abbiamo fatto un investimento di oltre 1.250.000 euro, appunto, per portare la fibra in tutte le scuole, diciamo, dalla scuola dell'infanzia, diciamo, fino alla scuola media, che sono le scuole sostanzialmente che gestisce appunto il Comune di Prato. Questo è stato possibile grazie appunto a questo investimento, e già dal 2016, con il bilancio del 2016, noi saremo in grado di terminare tutti i lavori di cablaggio, quindi di portare l'infrastruttura vera e propria nelle scuole medie. Dalla fine del 2016 in poi inizieremo appunto il lavoro invece anche nelle scuole elementari e nelle scuole dell'infanzia. Questo chiaramente un partner importante appunto è Estra, proprio perché chiaramente l'ultimo pezzetto, l'ultimo miglio, diciamo così, che è quello del portare la fibra, chiaramente lo abbiamo fatto in collaborazione con Estra. Quindi noi abbiamo sostanzialmente fatto un investimento importante, perché crediamo molto appunto nei servizi che questo possono portare, anche e soprattutto nelle scuole, la digitalizzazione, la possibilità appunto dei ragazzi di lavorare, di fare anche dei progetti importanti attraverso appunto l'iPad, appunto è il futuro, diciamo, anche nelle nostre scuole, e su questo ci crediamo molto, e concretamente abbiamo messo anche le risorse proprio perché fosse realizzato nell'arco della legislatura. Certo, perché poi ormai i bambini, insomma, vanno a casa e usano qualsiasi dispositivo possibile. Assolutamente, i ragazzi oggi sono molto più avanti di noi, quindi questi sono strumenti del futuro che è bene che imparino ad utilizzare, che siano, certo, diciamo, alla portata di tutti, prima fra tutto appunto nelle nostre scuole. E poi sono degli strumenti utili anche per l'educazione, insomma, in qualche modo possono essere validi aiuti per gli insegnanti. Abati, volevo chiedere come si pone Estra sul discorso della banda larga. Però se posso le chiedo anche se mi fa un accenno su quella che è un po' la situazione a livello italiano, perché forse da questo punto di vista sulla banda larga spesso abbiamo dentro il nostro territorio, un po' per la conformazione fisica così, ha dei limiti sostanzialmente per quanto riguarda la banda larga. Non c'è dubbio, dei limiti ci sono, anche se devo dire l'area
metropolitana Firenze, Prato, Pistoia, in particolare l'area, diciamo, della centrale di questa parte, è a livello di infrastrutturazione di banda ultralarga, quindi vuol dire fibra stesa, e accesa, quindi non soltanto fibra stesa ma anche accesa, quindi dove passano già servizi. Noi da questo punto di vista siamo la seconda area del paese, perché c'è solo Milano che ha un livello più sviluppato del nostro. Noi però siamo in una posizione privilegiata. Certo, il nostro territorio non è solo la piana Firenze, Prato, Pistoia, il nostro territorio è anche fatto di zone collinari e di zone montane. Da questo punto di vista devo dire, io saluto sempre con molto piacere la nuova iniziativa del governo, che è questa di fare questi bandi per la copertura delle zone, cosiddette zone bianche, dove verranno spesi soldi pubblici, i famosi 2 miliardi, che sono le zone più complicate, cioè quelle dove non c'è un'attrattiva di mercato, perché portare la banda ultralarga in queste zone non sarebbe da un punto di vista di mercato conveniente. Per esempio nella piana nostra metropolitana la convenienza c'è, perché ci sono anche tante aziende che lavorano. No, io vorrei ricordare che la nostra società di telecomunicazioni oggi è il principale partner di tutto il sistema delle imprese dell'area metropolitana. Noi copriamo da Firenze fino a Montemurlo, Montale e Agliana, fino ad arrivare a Quarrata. Queste già, le aziende di questa zona qui già usano un prodotto che è la banda ultralarga, che gli consente di navigare e di avere, diciamo, un affaccio sul mondo. Noi abbiamo partecipato a questo bando, di questa preselezione fatta dal Ministero per lo Sviluppo Economico, candidandoci ad essere noi in quest'area, per la verità in quest'area, nel Veneto, nelle Marche e nell'Abruzzo, per essere noi il soggetto o uno dei soggetti che gestirà questi investimenti, realizzerà le reti in fibra ottica e garantirà anche a queste zone più svantaggiate da un punto di vista dell'attrattiva degli investimenti, come attrattori di investimenti, per realizzare le reti in fibra e gestirle per i prossimi anni. Credo che Estra veramente anche da questo punto di vista dimostra di essere un gruppo attento ai bisogni del territorio, ma anche di avere le competenze e la forza organizzativa ed economica e finanziaria per poter sostenere questo tipo di investimenti. Io credo che questo è veramente per questo territorio un bel vantaggio. E tra l'altro, insomma, è una di quelle cose che rendono un paese poi competitivo anche proprio a livello nazionale. No, tra l'altro in questo assessore, insomma, anche dal punto di vista politico è stata una sorta di vittoria da parte del governo, perché naturalmente le cose vanno rendicontate all'Europa, insomma, in qualche modo bisogna fargli capire che non sono aiuti di Stato, no? Poi assolutamente. Da lì passa poi. Da lì passa, esattamente. Quindi questo è uno step fondamentale, un gap, diciamo così, che l'Italia come sistema paese deve assolutamente recuperare, perché chiaramente rispetto ad altri paesi eravamo e siamo tuttora, però tuttora indietro. Questi sono investimenti importanti, assolutamente strategici per lo sviluppo e per rendere più attrattivo appunto il nostro paese e in questo caso appunto anche i nostri territori, in particolare visto che i nostri territori hanno anche una vocazione, soprattutto quello pratese, una vocazione manufatturiera importante, ancora nonostante la crisi permane comunque una vocazione importante, quindi offrire alle aziende del nostro territorio servizi e infrastrutture digitali al passo con i tempi, diciamo così, è fondamentale appunto per garantire appunto il proseguimento anche appunto degli investimenti da parte anche di altri, chiaramente noi che speriamo il nostro territorio possa per questo motivo diventare anche attrattivo per, diciamo, capitali che vengono da fuori e chiaramente consolidare invece diciamo le nostre imprese sul nostro territorio. Volevo chiedere a Abati, ora abbiamo poco tempo, una cinquantina di secondi, ma glielo chiedo lo stesso, poi semmai riprendiamo il discorso dopo, perché costruire le smart city passa anche da costruire le case dei singoli cittadini, sostanzialmente siano smart, quindi rapide, connesse, veloci, anche questo è un progetto importante. Beh, per noi è un progetto fondamentale, perché si parla di smart city, ma poi la declinazione più piccola sono le smart home, cioè avere delle case dove, diciamo, intelligenti, le cosiddette abitazioni intelligenti, dove è possibile attraverso i nuovi sistemi, i nuovi apparati di telecomunicazioni poter gestire l'intera casa. Ora lì si va dagli estremi, dall'accensione del forno a distanza, alla regolazione della temperatura d'estate e d'inverno in casa, fino al controllo di che c'è dentro il frigorifero, se c'è da fare la spesa ti manda l'allarme, però insomma rispetto a questo che è il top,
insomma, c'è tante cose da fare che per rendere più facile la vita di ogni giorno. E forse anche per risparmiare qualcosa. E anche per risparmiare, soprattutto per risparmiare, perché ovviamente un sistema che abbia questo tipo di approccio è un sistema che ti permette di regolare sempre, di avere sempre sotto controllo i consumi della sua casa. Non è una velleità sostanzialmente, no. Qualcosa che poi ha una valenza pratica molto importante. Allora ci fermiamo per 5 minuti, l'informazione, torniamo e parleremo in modo particolare delle energie rinnovabili, ma poi anche di quali saranno, insomma, le linee guida future che riguardano da una parte Estra, dall'altra invece il Comune di Prato, insomma quali sono gli obiettivi sostanzialmente, come direbbe qualcuno. Ci fermiamo 5 minuti e poi torniamo, restate con noi. Bentornati in studio, allora siamo con il direttore generale di Estra Paolo Abati e con l'assessore al bilancio di Prato Faltoni. Parlavamo prima della banda ultralarga e di come il nostro paese, insomma, sia indietro rispetto a quelli che sono gli standard europei. C'è però forse un settore dove non siamo così indietro, anche per quelli che sono gli obiettivi europei che sono stati posti ormai qualche anno fa, ovvero quello delle energie rinnovabili. Anche questo è naturalmente un tema che voi come Estra prendete in considerazione in maniera molto importante. Le chiedo anche qui un po' se ci fa il quadro di quello che è la situazione italiana e poi di quelle che sono le vostre prospettive. Allora, la situazione italiana è molto migliorata negli ultimi anni, perché l'Italia, da essere fanalino di coda in Europa nello sviluppo di questa importantissima fonte alternativa di produzione, che poi dobbiamo smettere anche di chiamare alternativa perché ormai è una delle fonti di approvvigionamento principali del paese, perché noi abbiamo raggiunto l'obiettivo del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili, lo abbiamo già raggiunto in qualche anno fa. Questo ha comportato anche un ripensamento della politica energetica del paese, perché gli incentivi sulle fonti rinnovabili oggi sono molto più bassi rispetto a quelli di qualche anno fa. Del resto, se volevamo raggiungere l'obiettivo del 20%, dovevamo incentivare ad investire le imprese in questo settore, e oggi gli incentivi sono molto ridotti, tant'è che oggi si investe di meno. Non è detto che questo sia un male, perché bisogna anche puntare a una qualità degli investimenti, cioè anche perché il territorio, anche se investo in fonti rinnovabili, è comunque un territorio limitato, cioè il territorio è qualcosa di finito, quindi non è che possiamo pensare di coprire l'Italia con pannelli fotovoltaici da nord a sud. Certo. Bisogna puntare anche alla ricerca e anche a trovare sistemi che siano in grado di migliorare i rendimenti di questi impianti. Meno impianti o più piccoli, però che rendono di più. E soprattutto pensare anche a fonti, cioè a forme che riescono a immagazzinare l'energia, perché per esempio uno dei problemi più grossi che a seguito degli investimenti sulle energie rinnovabili, in particolare sul fotovoltaico, è che il fotovoltaico produce solo quando c'è il sole. Certo. Quando è buio il fotovoltaico non produce, però siccome i consumi ci sono anche di notte, o troviamo il modo di accumulare l'energia e poterla poi redistribuire anche la notte, oppure avremo sempre bisogno di sistemi che siano integrati, perché di notte bisogna che ci sia qualcun altro che produce quell'energia che di giorno viene prodotta dal fotovoltaico, ma questo crea qualche scompenso nel sistema della produzione. Infatti, grandi produttori di energia da fonti tradizionali si sono trovati molto in crisi nel gestire questo nuovo sistema. Estra, da questo punto di vista, ha fatto, credo, la sua parte, perché negli anni passati ha investito diversi milioni di euro sia nel settore fotovoltaico sia nel settore delle biomasse. Noi abbiamo, io ricordo sempre che noi abbiamo in questa regione, grazie ad Estra, il più grande impianto a biomasse che è posto nel comune di Calenzano dell'Italia centrale e il più grande impianto
toscano di fotovoltaico che è nel comune di Capriglia. Uno, quello del fotovoltaico, sono 17 megawatt, fatti fra l'altro su una vecchia cava che poi era stata usata come discarica, la famosa Santa Barbara di Capriglia, e l'impianto a biomasse è messo in un, diciamo, in una localizzazione accanto agli impianti dell'ENI di stoccaggio diciamo, dei prodotti petroliferi, quindi due zone molto compromesse da un punto di vista ambientale che con questi due impianti si sono riqualificate e hanno trovato anche una nuova vocazione. Ecco, poi abbiamo anche tanti altri impianti, li abbiamo nel sud, li abbiamo, però questi sono i due esempi che porto sempre perché sono due esempi di buona realizzazione di impianti rinnovabili. Insomma, fa sorridere perché pochi giorni fa lì, in realtà anche per questioni poi burocratiche, in qualche modo anche poi di decisione dell'azienda, quella che doveva essere un impianto biomassa costruito in Mugello, a Petrona, è saltato sostanzialmente. Mi faceva sorridere il fatto che voi dicevate che nelle quelle zone che diceva lei hanno riqualificato, qui il contrario, la protesta da parte dei cittadini era proprio sul fatto che svilisse una zona. Volevo chiederle un commento su questo all'assessore, cioè spesso e volentieri diciamo, la lotta alle energie rinnovabili arriva dalla paura di rovinare il territorio, no? Che viene considerato uno, giustamente, anche uno dei patrimoni della nostra Italia. Dove sta l'equilibrio in questo? L'equilibrio sta molto spesso nel buon senso, nella capacità da parte appunto della politica chiaramente di trovare quelle giuste anche compensazioni che necessitano, perché è evidente che noi abbiamo un territorio che è quello della Toscana che è bellissimo, quindi è una risorsa fondamentale, è un patrimonio chiaramente che dobbiamo tutelare. Questo però non può e non deve essere una scusa sostanzialmente per impedire poi anche uno sviluppo, cioè uno sguardo anche più al futuro, quindi alle nuove tecnologie, in questo caso appunto alla possibilità appunto di utilizzare anche una parte del nostro territorio appunto per diciamo la necessità appunto poi di implementare quelle appunto che sono le fonti appunto da fonti rinnovabili. Quindi chiaramente è un lavoro importante da fare soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione urbanistica, quindi attraverso il PIT regionale, il PTC, i piani provinciali e poi i regolamenti, appunto i piani operativi e i regolamenti urbanistici dei singoli comuni. Chiaramente è un lavoro che va fatto in maniera intelligente, seria, chiaramente tenendo insieme queste due cose che chiaramente apparentemente possono sembrare fra di loro confliggenti, ma che poi alla fine possono trovare attraverso l'impegno e il lavoro, comunque possono sfociare in decisioni che vadano incontro sia all'una che all'altra esigenza. Anche perché quando si parla di rinnovabili, poi si parla dell'energia pulita, no? Esatto, e riallacciandomi al discorso delle rinnovabili e al discorso che faceva giustamente il direttore, anche della capacità che bisogna puntare anche sempre di più poi a efficientare, non soltanto appunto a fare nuovi investimenti sulle rinnovabili, ma anche a rendere più efficienti l'efficientamento energetico, per esempio, degli edifici, è anche una fonte importante appunto di risparmio e quindi anche può essere inserito nel novero, diciamo, di quelle che sono le fonti rinnovabili. È importante da parte per esempio degli enti e dei comuni investire per esempio nel rinnovo anche di quelli che sono per esempio le caldaie nello sprecare meno, diciamo così, all'interno. E noi come Comune di Prato abbiamo fatto un importante investimento proprio che negli anni, diciamo così, un investimento che ha di lungo periodo, che porterà appunto al rinnovo totale, diciamo così, di quelli che sul sono gli impianti sul parco caldaie, che sappiamo quanto essere importante per l'efficientamento proprio energetico e per l'impatto ambientale. Esattamente. Allora, volevo chiedere a Abati una domanda che riguarda le dimensioni delle società, no? Perché insomma, spesso e volentieri passa il messaggio che la piccola azienda, cioè la grande azienda, rischia di diventare la multinazionale, già di per sé ha un'accezione negativa, no? Oggi sostanzialmente come termine, se uno mette la multi-utility, quindi levando anche l'unica parola italiana, cioè sostanzialmente forse diventa ancora peggiore. Le chiedo la differenza tra le grandi aziende e le piccole aziende. Oggi vale la pena diffondersi, perché? Allora, c'è sempre una via di mezzo, diciamo, ci deve essere sempre un equilibrio. Cioè l'equilibrio sta nel, diciamo, le piccole aziende oggi in un mercato sempre più globalizzato, perché poi la globalizzazione si parla soltanto quando si deve parlare di comunicazione, di internet o di mercati finanziari, ma la globalizzazione ormai è su tutti i terreni, compreso quello dell'energia.
Io mai, quando ho cominciato questo lavoro, quando ho cominciato a lavorare nel settore dell'energia, mai mi sarei immaginato che nel 2016 ci sarebbe stata una borsa del gas in Italia, una borsa del gas in Germania a Francoforte, una borsa del gas a Amsterdam, e che dall'ufficio di Prato, dove facciamo il trading, semplicemente schiacciando un bottone si sarebbe potuto comprare il gas per poi rivenderlo in qualsiasi altra parte del mondo. Quindi la dimensione delle piccole aziende sicuramente non è più sostenibile né da un punto di vista della qualità del servizio dato, né da un punto di vista dello sforzo che viene richiesto per stare sul mercato. Però anche le multinazionali hanno dei problemi, hanno dei limiti, no? Cioè le grandi aziende hanno dei limiti perché perdono il contatto con le realtà territoriali. Lo sforzo di Estra e delle nostre aziende, diciamo, delle aziende del nostro settore, quelle che vengono dalle vecchie municipalizzate sostanzialmente, è quello di riuscire a coniugare questi due aspetti. L'aspetto quindi di crescere, ma di mantenere anche un focus sui territori. Noi stiamo acquisendo molte aziende, come si diceva prima, i nostri numeri sono tutti in crescita. Noi nel giro di 6 anni abbiamo più che raddoppiato il nostro numero dei clienti e abbiamo raddoppiato i volumi di gas che riusciamo a vendere. Abbiamo istituito completamente, abbiamo creato da zero tutta la parte della commercializzazione dell'energia elettrica che non avevamo. E abbiamo acquisito anche tante aziende, ma se si va a vedere la nostra storia e quello che effettivamente abbiamo fatto, quando noi acquisiamo un'azienda, e l'acquisiamo, l'ultima è stata l'azienda di Ascoli Piceno, noi non chiudiamo le aziende, cerchiamo di mantenere anche in queste acquisizioni un forte collegamento con i territori di origine, perché questo è garanzia per le amministrazioni ovviamente pubbliche di avere comunque un referente sul territorio. È una garanzia per i clienti, perché non chiudiamo gli sportelli, anzi li riqualifichiamo, noi aumentiamo la nostra presenza sul territorio. Quindi è sempre trovare l'equilibrio. L'equilibrio sta lì, cioè stare vicino ai cittadini, ma anche poter competere sul mercato internazionale. Senta, le faccio vedere un estratto brevissimo di Simone Barni, vicepresidente di Publiacqua. Qualche giorno fa era da noi, ha lanciato una suggestione, diciamo così, vediamo. Io credo che sia auspicabile avere in Toscana, non solo nel territorio gestito da Publiacqua, ma in tutta la regione, un soggetto, magari unico, che gestisce il servizio idrico, magari una multi-utility, come hanno fatto nel nord Italia, che gestisce acqua, gas, rifiuti, quindi eliminiamo un po' di società, un po' di costi per fare un servizio migliore, e quindi allora ci vuole una società dove la governance, come dire, sia effettivamente rispondente alle volontà, ovviamente con le dovute intermediazioni, insomma, dei sindaci. Allora, naturalmente qui Barni stava parlando della scadenza delle concessioni per quanto riguarda la gestione idrica in Toscana, cominceranno nel 2021 a scadere le concessioni, si andrà verso un gestore idrico. Quando parlava di multi-utility, lei si sente tirato in causa in qualche modo? Sì, non mi ero messo d'accordo, non c'è nessuna... non era previsto. Però sicuramente quando si parla di multi-utility bisogna tenere l'occhio su tutti i servizi a rete, perché... E qui non c'è bisogno di andare a vedere molto lontano, basta scollinare l'Appennino e vedere quello che è stato fatto in Emilia Romagna anziché a Milano, anziché a Genova o Torino, d'accordo? E quello che è stato fatto è quello di creare aziende che avessero più di un servizio a rete. Ora, la Toscana in questo, diciamo, ragionamento è rimasta qualche passo indietro rispetto agli altri, perché anche laddove e anche quando avrebbe potuto fare e costruire aziende che si occupavano di più servizi, non solo non l'ha fatto, ma ha smontato anche quelle che lo facevano. Non dico la Toscana non per dire la regione, per dire il sistema Toscana. Oggi c'è una possibilità in più, perché è in atto in tutto il paese un processo di riorganizzazione dei servizi pubblici, in particolare dei servizi a rete, quindi servizi che attraverso le tubazioni portano a casa dei cittadini qualche servizio, quindi acqua, gas, elettricità, eccetera, ma vale anche per i rifiuti questo. Ed è chiaro che qui si può aprire un'opportunità, cioè un soggetto, io cito solo Estra perché è quella che conosco e non voglio citare altri, quindi parlo di noi. Sicuramente Estra oggi per dimensione,
per la crescita culturale e aziendale che ha fatto, per il fatto che ha dimostrato nei fatti di saper stare sul mercato e dare servizi competitivi ai cittadini, beh, sarebbe per me naturale pensare a destra, e questo io mi auguro che possa essere uno dei ragionamenti, non forse l'unico, ma uno dei ragionamenti che possa guardare anche alla prospettiva. E quando si parla di prospettiva è chiaro che la scadenza delle concessioni idriche, che cominceranno nel 2021 per arrivare fine 2026, quella è un'opportunità importante, sicuramente da un punto di vista aziendale, io penso anche per il sistema pubblico della Toscana. Allora, siamo in chiusura, devo chiedervi, purtroppo non facciamo in tempo a parlare dell'assessore del bilancio, volevo chiedergli il bilancio di Prato, però possiamo dire insomma che il rendiconto del 2015 si è chiuso con un avanzo, cioè con un surplus di 500.000 euro circa, esatto. E tra l'altro insomma la notizia, ne parlavamo prima all'inizio della puntata, e voi avete fatto il preventivo 2016 a dicembre, già questa è una notizia di per sé secondo me, perché non succede sì. Spesso nei comuni, diciamo. Esatto, la verità. Non sempre per colpa dei comuni, però insomma. Però insomma non è, esatto. Diciamo, non è la Prato. Diciamo. Era un vero preventivo questa volta. Esatto. Era un vero preventivo. Fa prima e cominci l'anno, esatto. In questione. Voglio chiedervi però una cosa al volo, vi chiedo di essere rapidissimi. A novembre, insomma più o meno, ancora la data non è certa, si voterà per il referendum sulla riforma costituzionale. Anche lì si parla di una riorganizzazione, lì però, per quanto riguarda le Camere e le funzioni dello Stato. Dite la vostra opinione. Io rapidissimamente, chiaramente io sosterrò le ragioni del sì al referendum costituzionale appunto di ottobre-novembre, quindi la querella chiaramente sulla data mi interessa relativamente, anche proprio perché abbiamo parlato tutta la sera appunto oggi di semplificazione, di diciamo sveltire anche quelle che sono le procedure della pubblica amministrazione per essere più efficienti e per dare anche risposte più efficaci e tempestive ai nostri cittadini. Credo che su questo fronte sono impegnati i comuni, sono impegnate appunto le aziende pubbliche, siamo impegnati in tanti, credo che a questo punto si debba impegnare anche lo Stato, il governo, con una semplificazione di quelle che sono appunto da cominciare appunto dalla Costituzione. Quindi per questo fondamentalmente vedo in maniera positiva il sì al referendum. Chiaramente io non lo ritengo come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza, perché è un momento in cui, da cui si deve iniziare poi per andare appunto verso una semplificazione e un efficientamento di tutta la macchina, diciamo, e tutto del nostro governo, del nostro Stato. Ecco. Beh, io sono per il sì, convintamente per il sì, e sono per il sì per un semplice motivo, perché è una riforma necessaria, non rinviabile, tutto il mondo e in particolare l'Europa attende dall'Italia delle risposte che vanno in questa direzione della maggiore capacità di essere tempestiva sulle scelte, e poi perché è 40 anni che noi aspettiamo e giriamo intorno alla riforma costituzionale del Paese, perché fin dai padri costituenti si sapeva, e già allora era venuto fuori il problema, che un bicameralismo perfetto avrebbe creato più problemi di quante garanzie riusciva a dare. Quindi, diciamo, dalla grande riforma di Bettino Craxi ad oggi sono stati fatti tante commissioni parlamentari, ma mai siamo arrivati così vicini come a ottenere le riforme costituzionali. Il Parlamento l'ha già votata in 6 letture e l'ha votata con un'ampia maggioranza, perlomeno per la metà di queste letture. Oggi tocca ai cittadini. Io sarò per il sì e per quello che posso farò campagna perché la gente voti sì. Grazie mille a Paolo Abati per essere stato con noi, grazie a Moni Faltoni, grazie per aver partecipato, grazie a voi per averci seguito da casa. Telegram termina qui, domani torneremo con l'ultima puntata, almeno per questa stagione, poi ci rivedremo a ottobre, ma insomma non svegliamo chi ci sarà domani, ma insomma domani ancora ci saremo. Una buona serata a tutti.